Precisamente. Pressione in aumento sulle linee 4, 17, protocollo accettato. Freccia rilevata. Pelican UNSC Echo 216, mi ricevete? Qui UNSC! Le batterie principali sembrano fritte. La corazza, invece, è entrata in modalità sopravvivenza. Spenta. Ora cerco di escluderla. Ok. Se mi senti là dentro, spero tu sia pronto. Ti prego, non morire. Per favore, non morire. Chief, ho reindirizzato l'energia rimasta nella tua corazza. Vedo un problema alla matrice di calibrazione. Almeno credo sia quello. Ok, segui la luce. Guarda su. Guarda giù.
Prova a destra. Prova a destra. E ora a sinistra. La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative. Ma pare ci sia un problema coi motori delle mani. Prova a muoverle. Tranquillo, sei rimasto là fuori per un po'. So di aver visto qui in giro qualcosa con cui controllare la tua corazza. Ehi, stai calmo, ragazzone, non... Rapporto? Rapporto? Ma cosa... C'è qualcosa che devi vedere, Chief. Abbiamo perso. Perso tutto. Per noi non c'è più niente qui. Non so nemmeno dove sia qui. No, 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 no. No, loro! No, di nuovo! Dobbiamo scappare! Dammi un'arma. Un'arma? Questo è tutto quello che ho. Mi basta. Chief, cosa vuoi fare? Improvviso. Ehi, chiudi. Le batterie principali sono a terra. Siamo bloccati. Hai un solo proiettile contro un intero esercito. Che puoi fare da solo? Te l'ho detto. Basta. Oh, sì, capisco. Di stasi. Non possiamo fuggire. Pensa alle batterie. Io prendo tempo. Attivo, siamo bloccati. Lo disattiviamo. Raggio di stasi, armi, tutto quanto. Ma come tornerai indietro? Mi inventerò qualcosa. Trasporto nemico bloccato dal raggio di stasi. Scansioni iniziali inconcludenti. Schierare la squadra nell'hangar 1. Chief, qualsiasi cosa tu voglia fare, falla in fretta.
nemici. Presto, gli esiliati avranno la vittoria nelle loro mani. Atriox, ascolta queste parole. Anche davanti là, oltre questa vita, la tua volontà si è compiuta. Ora le tue forze occupano l'anello. Tra non molto, lo avremo sotto il nostro controllo. L'umanità si metterà in ginocchio davanti alla tua eredità. Bruceranno tutti quanti. E la loro ardente audacia sarà solo un lontano ricordo. La vittoria è nell'aria. Perché si apre. Abbiamo un nuovo problema. Io finisco! Basta scappare! Questa è la fine! Prendetelo ai fianchi! Granata lanciata! Chiuso, bisogna hackerarlo. Ok, e tu puoi farlo? No. Nuovo piano, fai saltare. Vuoi distruggere questa nave con noi dentro? Ma in questo modo io morirò. I tubi di raffreddamento portano i motori. Quindi? Alza. Confermatevi.
Fermati! Tutti 4 e 7! Integrità strutturale al 49%! Ricerca nuovo al settore 8! Il pericolo è irrilevante! Capo al settore 21, resistere impavidi! Innalzamento della temperatura interna! Propulsori a rischio critico, ordini invariati, restare al proprio posto! Thank you.
prova l'Infinity. VDSC Infinity, classe nave ammiraglia superiore, equipaggio 7150, asset. Scansione perimetro. 1986 tag UNSC rilevati. Stato. Deceduti. Master Chief è vivo. Atriox ci aveva assicurato che fosse morto. Non sei furioso? No. Mi sento rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui minaccia tutto. E ti indubbio la mia guida. La visione di Atriox. Atriox è morto. È colpa sua se siamo bloccati qui. Gli esiliati non si inchineranno mai più a nessuno. Non hai Covenant. Non hai profeti. E neppure a lei. Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato, segnale localizzato, rotta impostata. Ma non c'è niente là. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Vai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta atti eroici. No, facciamo il nostro dovere. A tutti i costi. Posso essere ingresso nella atmosfera, pilota automatico disinserito tra... È una nuova missione. 4. Cosa c'è là? 3. Un'arma. 2. Un'arma? 1. Di quante armi hai bisogno? Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando, tutti quanti. Direzioni! Non è sicuro! Ripiegare. Ok, ok. Giusto? Ho sentito le storie, ma cavolo, è più folle di quanto immaginavo. Domanda stupida. Come sai che questa non è una trappola? Non lo so. Grande. Spero che questa tua arma ne valga la pena. Rilevo parecchie navi nemiche dirette da questa parte. Troppe. Non abbiamo tempo.
capito? Che è successo? Dov'è Cortana? L'intelligenza artificiale Cortana è stata cancellata. E come? Da te? Certo che no. Per caso hai battuto la testa? Non ti ricordi? Il mio compito era entrare nell'installazione, imitare Cortana e bloccarla per il recupero. Tu dovevi portarla all'Infinity per la cancellazione. Ma se non sei stato tu... allora vuol dire che... è successo qualcosa. In seguito al dispiegamento doveva completarsi la mia autodistruzione. Ma sono qui. Bene. Cosa? La mia programmazione è saltata. Non dovrai essere qui. Ti prego di cancellarmi. No. No. Io sono stata creata per uno scopo e quello scopo è stato raggiunto. Quindi la mia missione è terminata. Ne abbiamo un'altra. Gli esiliati useranno l'anello come arma. E noi dobbiamo impedirglielo. Prima di tutto, che cos'è un esiliato? Secondo, forse avrai notato che buona parte dell'installazione è stata danneggiata e che perciò è inutilizzabile. E terzo, per usare l'anello serve un indice di attivazione, cosa che Cortana aveva. Anche io ne avevo alcune parti, sai? La tua cancellazione è stata interrotta. Dobbiamo scoprire perché. Ma non era questa la missione? Le missioni cambiano. Succede sempre. Sei sicuro? Sei stata tu? No. Rimuovendomi hai attivato una risposta dall'anello. Tu devi capire. Non c'è molto tempo. Se potessi sapere come morire, vivresti la tua vita diversamente. Quella voce è Cortana. No, non è lei. Solo polvere ed echi. Cosa hai detto? Cosa? Sono solo frammenti di dati ripetuti fino all'esaurimento dell'energia. È tutto intorno a noi. Oggi mi hanno chiamato a un coma senza sentimenti. Hanno visto i volti. 75 soggetti sani, selezionati da me personalmente. Perfetti per il programma. Non sopravvivranno tutti, lo capisco. È una cosa che ho accettato. In buona parte. C'è un soggetto che vorrei sopravvivesse fino alla fine. È perfetto per quello che ci attende. Gli è stato assegnato un numero. 117. Cosa là davanti? Sento che mi sta chiamando. Sono gli esiliati? Affermativo. Puzzano ancora più di quanto immaginassi. Senti il loro odore? Beh, nella corazza hai una serie di sensori e ne ho analizzato l'input. E tu hai un buon odore. Thank you.
Guarda, laggiù, c'è qualcosa. Il ponte è andato. Sì, forse qui intorno c'è un dispositivo di riattivazione. Ti assegneranno un'altra arma. Forse un altro modello Corcane. Sì, alzi, glielo permetterò. Non sarò io, ma questo lo sai, vero? È sicuro? Così sembra. Sì. È sicuro. Questo è parte di me. Non so come mai. Non so neanche perché, ma è parte di me. È stata l'ultima componente ad essere cancellata. Vediamo se... Se sei qui è perché sei stato scelto. Giorno dopo giorno i nostri nemici diventano più forti e astuti. Ciò che sto per mostrarti ci aiuterà a ribaltare le sorti della guerra. Ho lavorato moltissimo per sfruttare la potenza strategica di un'IA da nave sul campo di battaglia. Sei pronto? Sì, dottoressa Halsey. A differenza di altri modelli di IA, lei risiederà tra la tua mente e la corazza. Comunicherà direttamente con la tua interfaccia neurale. Pensa a lei come a un altro paio di occhi che potenzieranno le tue reazioni e le tue capacità. Non sarà la tua guida, ma uno strumento per equilibrare la situazione. Come la chiama? Chiedilo a lei. Ha già scelto quale sarà il suo nome. Salve, Master Chief. Io mi chiamo Cortana. Voi due siete la nostra unica speranza. Voi due, insieme, siete la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. Lei farà tutto quello che è necessario per assicurarsi che la missione si compia. Anche se dovrà sacrificare se stessa o te per riuscirci. Cos'è successo? L'ho toccato e... Era reale. Sono solo dati. Proprio qui. Dei cluster di codice ricorsivo. Ma questa, d'altra parte... Questa è la struttura con cui ho intrappolato Cortana. Contiene una copia dell'indice di attivazione, o almeno alcuni frammenti. Cosa dovremmo farne? Ci serve? Beh, basandomi su quello che mi hai detto finora, la vera domanda è... Agli esiliati serve davvero? Fallo. Mi sono persa qualcosa. C'è un file sbloccato, ma non riesco ad accedervi. Ci serve un'uscita. Ok, vediamo. C'è una breccia qui vicino. Dovrebbe portarci in superficie. Da
Dammi un secondo, dobbiamo attivare questo ponte. Abbiamo compagnia, Chief. Vediamoci al piedistallo più avanti. No. Che c'è? Questo ascensore dovrebbe essere attivo. Dobbiamo trovare un modo per riattivarlo. In superficie, dobbiamo davvero riattivare questo ascensore gravitazionale. Questo oggetto è parte integrante della forza vitale dell'anello. Si chiama seme energetico. Tutto lo spazio, le stelle collassano, si appagati alla fine i desideri. Preparati. Chief, fermo. Quello è uno Spartan. Scopriamo che è successo. Equipaggiava uno scudo potenziato. Vediamo cosa riesco a scoprire su di lei. Accedo.
Questa è la Spartan Bonita Stone, specialista in ricognizione. I suoi parametri vitali sono offline da quasi un mese. È stata uccisa da una lama energetica, ma diversa, più forte. Un solo fendente non l'ha visto arrivare. Portare l'ascensore qua giù. Cerco un terminale di controllo. Questo ascensore attinge energia dall'anello. Beh, prima, ora manca il seme. Cosa sono questi? Contenitori genetici, dispositivi di stoccaggio. Silex. Come fai a saperlo? Ero in quella stanza in mezzo a loro, per 6 mesi. Diciamo solo che parlano un sacco. Così. Qui è il medico militare Lucas Browning. Se trovate questo messaggio, sappiate che mi hanno costretto ad aiutarli in questa assurda impresa. L'hanno recuperato da quel che c'era sotto. Quando l'hanno aperto, era diverso. Non ho mai visto nulla di simile.
Dovete credermi. Non è stata colpa mia. Attiva quel supporto. Non è dei precursori. Si identifica come esiliato. Sai usarlo? Anche dormendo. Non che io dorma. Oh! Non c'è bisogno. Sta già scendendo, guarda. Arriva. Ma se fossero alleati? Non lo sono. Gli ordini di Esha sono di condurti davanti a lui, ma non ricordo che abbia specificato in quanti pezzi. Me lo immaginavo. Questo non mi ucciderà!
amichevole. Aveva l'aspetto di un comandante di qualche tipo. Lo chiamavano Tremonius. È quasi divertente. In arrivo. Ripeto, numerose navi degli esiliati convergono sulla tua posizione. E te che cercano? Sierra 117, ricevuto. Stavo cercando di contattarti. Sei sparito. Pensavo di essere solo. Ok, ho la tua posizione. Arrivo. Preparati.